Hello, 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 hello. Hello. Oh, very good. All right, welcome back to class. And we're gonna do some more of the Lum Room. Buon pomeriggio, come si sente? Bentornate alla lezione. Siamo di nuovo con Lum Room. Per piacere. Accendetemi, Panciuk. Ok, perfetto. Non dimenticatevi che siamo da qualche parte in mezzo e siamo ancora nella mezza di dare la perfezione. Se contiamo così, andiamo avanti ancora 14 anni, ma saranno sicuramente necessari per concludere tutto. Adesso vediamo le vele del dare, che non tanto sono buoni. Non potete, per esempio, dare alcol a una persona che è dipendente da alcol. Chuk qua vuol dire una mucca. Nel passato vuol dire praticamente a dedicare una mucca e non era una cosa bella, perché praticamente dovevano uccidere, un sacrificio era sacrificare una mucca, perché dopo la gente nasceva come una mucca. Dopodiché c'è un elenco che lui ha, un elenco importante quando voi provate a fare un qualcosa di bello e la vostra mente dovrebbe essere nel mood giusto. Per esempio, quando voi donate i vostri soldi, per esempio, come quel progetto di ricostruire le strade. La vostra mente dovrebbe essere bella e aperta, però capita in contrario. Voi lasciate e date questi soldi, ma invece brontolate dentro di voi. Per esempio, avete dato un qualcosa in più. O magari qualcuno dà più di voi, che vuol dire concorrenza. E voi sentite che tutti, Draktu, dal sanscrito, vuol dire molto famoso, come sono figo, una fighissima persona perché riesco a dare più soldi, donare più soldi. Invece, quando voi donate i vostri soldi, dovete gioire dicendo: Mamma mia, sono contento e felice, che non vorrei brontolare e essere dispiaciuto di questo. To send vuol dire che è una parola molto importante e significa: parlava prima. Ricordate quel discorso di prima? Lei ha ispirato tutti i paesi per donare i soldi. E io ero molto eccitato perché, sì, anche io ero eccitato e alla fine ho dato più di quello che potevo, però succede anche nel business. Date più che pensavate prima, ma dopo brontolate dentro di voi. Per esempio, dirò: sì, do sti soldini per costruire quella cabina per il ritiro, ma 2 ore dopo penso: ma perché ho dato così tanti soldi? Ma in inglese noi diciamo: non pensate a queste cose, chiudete il vostro becco, date, donate questi soldi e la prossima volta controllatevi. Ciò che vuol dire:
aiuterò i miei amici, ma non aiuterò ad altri. Anche questo non è un dare, giusto? Chukri vuol dire un pregiudizio, nel senso aiutare solo quelli che a voi piacciono, ma non a quelli che non piacciono. Per esempio, il mio paese ogni 10 anni sceglie chi vorrà odiare. Quando avrete i vostri 71, vedrete e mi capirete. E sarà così. Perché quel paese era, per voi prima era giusto, adesso non è giusto, e in quest'anno quel paese è un nemico per me, per il nostro paese, per il nostro. Sì, ogni 5 anni il paese chiama, cambiano praticamente. In generale nel mio paese dicono che i paesi arabi sono negativi, non mi piacciono, cattivi, o magari anche russi, o magari anche altri, per dire, no? Una volta sono andato in Marocco, sono rimasto per 2 mesi con Salvam. Loro sono nemici per Stati Uniti, però invece e io mi sono trovato molto bene, siamo diventati molto amici. Mi ricordo che in quei 2 mesi ho dimenticato qualsiasi cosa che ho imparato prima. Ogni 2 anni i nemici cambiano, perciò dimenticate tutto, ricordatevi di essere amico per tutti quanti, tutti siamo uguali e tutti vogliono essere vostri amici. Ricordatevi di voler bene tutti quanti. Importante essere amichevole con tutti quanti. Ogni paese è speciale. Quando vivevo in New York e quando mi ricordo quando viaggiavo in strani, cioè, nei paesi musulmani, cioè, tanti mi chiedevano: ma sei di Manhattan? Come ti va a venire qua? Da noi, dai musulmani, ma io rispondevo: tutti siamo esseri umani. È importante ricordare che tutte le persone sono uguali. Ricordatevi di essere gentile, makeba vuol dire che il vostro dare non devono essere sporcato di afflizione mentale. Eccoci. Prossima immagine. Queste qua sono scarpe sportive. Quando io ho sentito di qualche le persone comprano le scarpe bianche e dopo le trattengono, mantengono molto, molto, molto pulite con diversi spray per mantenerle bianchissime come neve. Non mi importa, allora evito a comprare le scarpe bianche. O se le compro, a questo punto le sporco come vorrei. Così, qua si conclude questo capitolo di dare la perfezione. E si potrebbe alla fine fare un insegnamento, una conoscenza molto importante, un corso molto importante. Proviene da un libro di Shantideva, di Nikshaya, Chavakara Bhakisattva, e lui invece ha scritto un altro libro, Chukwachavachara, che vuol dire che lui ha raccolto qualsiasi tipo di insegnamento, e io sempre ho provato di collegare tutto ciò. Probabilmente c'è qualche segreto, è un brano di rock and roll e ho lavorato su quello e ho capito da causa. Un po' triste, un po' noioso, non vorrei dire così, però parlare così. Però
Non penso che ha scritto lui quel libro, ma ha raccolto tutte le citazioni. E non sembra suo libro, perché lui ha scritto un altro libro. Invece questo qua è diverse citate da diverse fonti, e lui ha raccolto tutto, e per un attimo io non volevo neanche lavorare con quello. Ma dopo ho pensato, ascolta, così mi ascoltano altri. Qua lui descrive che qualsiasi cosa che voi avete adesso, vostro corpo, tutte le cose che avete qua e adesso, il vostro tempo, per esempio, da quel momento quando diventate Bodhisattva, avete già venduto tutto. Il vostro corpo, vostre magnifiche scarpe bianche, vostra casa, vostro tempo, che per me è più importante in questo mondo, come Bodhisattva, avete già promesso di dare questa cosa ad altri, e non vi appartiene più. Dovete ricordare di prendere cura di queste cose finché non concludete questo processo di dare. Qualsiasi cosa che appartiene per adesso a voi, non appartiene più. Nel vostro corpo, niente, avete già donato il vostro corpo, avete già preso la vostra decisione di donare il vostro corpo, qualsiasi cosa che appartiene adesso, per un domani dare ad altri. Per adesso lo salvate, lo trattenete per un domani. È come un magazzino, come in Amazon. Qualsiasi cosa che sta in quel magazzino, come il vostro corpo, i vostri soldi, il vostro tempo, da quando prendete i voti, date i voti di Bodhisattva, avete già deciso di donare ad altri. Però dovete ricordare di prendere cura di queste cose. Perché un domani le persone arrivano e diranno: io vorrei tutto ciò che appartiene adesso a te. E Shantideva dice: finché tutte queste cose nel vostro magazzino, avete la vostra responsabilità di mantenere le cose nel stato migliore. Tutto ciò che vi appartiene adesso sarà dato ad altri. Deve ancora arrivare all'indirizzo giusto. Perciò mi raccomando, prendete cura del vostro corpo, dei vostri soldi, del vostro tempo. Tutto appartiene già ad altri. Perciò mi raccomando, rimanete in salute. La vostra responsabilità è importantissima. Per me non è un'idea particolarmente bella. Per esempio, la mia moglie mi dice: ascolta, amore mio, ce l'hai il pancino. Vedi che i ragazzi qua, molto sportivi, piacciono aprire il loro petto, e io invece sto un po' in gobbo perché la mia moglie mi dice che ho un po' di pancia. Non potete prendere peso ulteriore. Voi dovete andare nella palestra, dovete imparare yoga, dovete mangiare giusto, perché da quando prendete e date i voti, voi prendete cura del vostro corpo. Nel magazzino rimane il vostro corpo, i vostri soldi, il vostro tempo, e dovete essere molto attenti. E così come si conclude tutta la perfezione, non avete ragione perché non dormire, prendere tanto peso, non avere soldi, eccetera, eccetera, perché avete già promesso.
Avete dato quella che vuol dire dovete assolutamente raggiungere e iscriversi nel club. Buonanotte. Avete questo magnifico, magnifico sito. Se volete fare qualcosa di, per esempio, essere infastidiosi con il nostro tech team, per piacere, cominciate a scrivere a loro. Io faccio queste cose dalle 9 alle 10. Alle 10 l'Europa arriva da me, poi il computer. Alle 5 alle 6 mi sveglio e penso: dove loro? Il mio computer, il mio cellulare? Perché devo vedere qual è. Qual è? Sì, praticamente Ghislà parla di com'è in Irkutsk, trovare qualche informazione, qualche news dall'internet, perché la nostra mente ormai è così dipendente di queste informazioni che non vede l'ora di prendere il dispositivo nelle mani e provare a vedere tutto questo. Perciò, ragazze, alle 10 di sera è meglio eliminare qualsiasi gadget dalle vostre mani. Quando sono a casa, praticamente io metto tutto da parte della mia moglie perché per me è difficile praticamente girarsi e prendere da parte sua. Perciò, quando sono a casa, Rob viene da me e prende tutti i miei dispositivi. Perciò, se vi iscrivete in questo club, Night Club, Club di Buonanotte, avrete il vostro libro alle 10 di sera. Aprite questo libro dal Mixnuts e io vi giuro, dopo di 2 minuti vi addormenterete perché così difficile, così profonde frasi troverete. È come un sonnifero. Il mio preferito è Madia Mica. In 2 minuti io mi addormento. Perciò vi chiedo un favore. Prendete, comprate questo libro, lasciate vicino al vostro letto, al vostro cuscino, portate via il vostro cellulare, computer, anche se siete in un hotel, mettete anche il telecomando di TV, perché così non guardate neanche TV. Perciò, per piacere, diventate un magnifico. Lettore di questo club, buonanotte. Vedrete che dormirete bene, sarete felici, contenti e anche calmi. Diventerete creativi e non farete robe strane durante la notte. Non mi ricordo l'ultima volta quando ho dormito 8 ore, ma da quando sono in questo club 8 ore esattamente dormo, è necessario per me. Dopodiché sono produttivo, riesco a lavorare bene. Sì, perché alle 6:05 di mattina fino alle 11 io lavoro. Lavoro 5 ore e non incontro nessuno. È una cosa speciale e meravigliosa. E se voi siete qua per imparare queste cose, non è proprio perfetto. Perfetta lezione, però se vi cominciate a essere parte di questo club vedrete ci sono anche night club, però non è quello. Per me questo è un gran regalo. Non aspettate 70 anni. Quando sarete stantenni, piuttosto cominciate adesso perché la vostra mente, la vostra coscienza, la vostra meditazione saranno meravigliose. Leggete questo libro, leggete per piacere, e 5-10 minuti, la vostra vita completamente cambierà.
E se impara, se siete qua per imparare qualcosa, eccoci. Il club di Good Night. Buonanotte. Allora, consiglio di Shantideva: come potete prendere cura di altri esseri viventi se non avete appena, cioè, se non avete ancora fatto? Allora, primo, avete già promesso di dare il vostro corpo ad altri. Dentro di voi, da qualche parte, avete già confermato che siete un servo. Prometto di essere un servo e donare questo corpo, perciò non è più vostro corpo. Non prendete, non date questi voti giusto per divertirvi, perché se no tutte le vostre cose andranno direttamente ad Amazon. Dopo ricordatevi che avete già preso questa responsabilità per dare tutte le vostre cose ad altri. E qua una parte molto importante. Finché non arriva il tempo di mandare tutte le cose ad altri, la vostra responsabilità di prendere cura del vostro corpo, che vuol dire non abbuffarvi di cibo, non lavorate troppo, non rimanete fermi, fate esercizi, fate yoga, andate in palestra, dovete prendere cura del vostro corpo. Non so come voi, ma io ho problemi di prendere cura di me stessa, perché io penso ci sono le cause egoistiche, personali. Mia moglie dice: tu dovresti mangiare più vegetali, più verdura, ecco, scusate. Però invece io sto mangiando ogni tanto brutte cose, non cose buone per la mia salute. E lei mi ferma e dice: adesso tu praticamente violenti una cosa che non appartieni più a te. È giusto. È come quando io ho preso una macchina in prestito da qualcuno e alla fine l'ha distrutta. È vero, lei ha ragione. Come mi è capitato dove quella macchina di Dustin ha 2 mesi sta in garage. Insomma, noi non vogliamo fare male al nostro corpo, perché non è più nostro. Troppo caffè, troppo, magari fumo, magari le cose stupefacenti. Sun Hua vuol dire prendere cura del vostro corpo. Essere bravi con il proprio corpo, perché voi dovete vivere lunga vita, felici e contenti. Sono stati migliaia d'anni per finalmente essere qui in questa magnifica stanza. Questa è una cosa molto speciale. Non so cosa stai pensando adesso, ma tu sei unico fra tutti i 10 milioni in questa, pianeta, in questo pianeta. Se voi pensate che non siete normali, vi giuro che è tutto il contrario. Perché veramente non state prendendo cura di voi stessi. Invece vi consiglio, dormite di più, non lavorate oltre il limite, non attraversare il limite nel lavoro. Ogni tanto bisogna ascoltare rock and roll. A proposito, tanti dicono: oh, Geshe la suona rock and roll. Sì, ovvio. Dovete avere un pizzico di relax, dovete avere una boccata d'aria. È giusto per dare il supporto a se stessi. Come tipo, Geshe la, tanti mi dicono: non avete il tempo di rilassarvi, però come mai suonate rock and roll?
perché quello è un godimento importante per lui, dice Geshe-la. Mi raccomando, smettete di fare brutte cose per il vostro corpo, mentire ad altri che state bene. Cosa vuol dire? Dovete continuare a pulire le vostre scarpe bianche. Avete già promesso a qualcun altro. Perciò, se diventano sporche, voi dovete prendere cura di loro e farle belle. È il vostro tempo e dovete prendere cura di questo tempo. Piuttosto di farci male, prendete cura di voi stessi. Quando arriverete alla mia età, cominciate ad andare dai dottori. Detesto queste cose perché non ho mai avuto i dottori. Però quando arrivate a certa età dovete trovare un dottor buono, bravo, competente. Dovete andare da lui, fare la visita per poter andare avanti con la vita. Dovete essere pronti di dare il vostro corpo, qualsiasi cosa che vi appartiene adesso, ma non è più vostro. L'importante è che il vostro cuore è pulito, il vostro corpo è pulito. Per prossima persona a chi appartiene nel futuro? Per la prossima persona, sì. Dovete prendere cura del vostro corpo per il futuro. Avete questo compito importante. È giusto, tanti mi dicono, Geshe-la, neanche questa vita riesco a prendere cura di me, ma devo prendere cura del corpo che ha per il futuro. Sì, assolutamente sì, risponde Geshe-la. Il vostro corpo è già venduto. È il vostro corpo praticamente in magazzino di Amazon, in un magazzino karmico dell'Amazon. Tutto è venduto, tra virgolette. Non dovete solo prendere cura del corpo che non vi appartiene più, ma le vostre azioni in futuro sono anche vendute. Non sono arrivate ancora al destinatario. Però è una cosa speciale, come un game particolare. Ok, io proverò di essere generoso perché ho già promesso il mio corpo a qualcuno nella vita futura. E io vorrei, per esempio, in vita futura avere tanti soldi. Perciò in questa io prendo cura a vagabondi, quelli che non hanno da mangiare, perché io vorrei che il mio corpo nel futuro sarà bello, forte e sano. È come quella promessa che io ho dato al mio nipote: ti regalerò un gran regalo per il tuo compleanno nel futuro. Ed allora lui dice, dovete essere pronti a prendere cura del vostro corpo. È molto importante tenerlo nella forma giusta. Dopodiché, lui ci ricorda 8 cose molto importanti, quali dovete preparare. 8 capacità e qualità del vostro corpo, quale voi preparate qui adesso. In presente. Cosa vuol dire? Cosa potete fare adesso per raccogliere queste, accumulare quei semi per un futuro? E io penso che molto interessante e divertente. Voi dovete prendere cura del vostro corpo. E non è egoistico questo. Per me, dice Geshe-la, un po' noioso, però se pensate del futuro, vuol dire che qui adesso, in certo senso, appartiene a voi, ma in un futuro. E se in questo
Se in questo istante voi mi dite queste cose, io sarò molto ispirato. Ispirato. Ho otto cose che dovrei fare. Non c'è in Lamrim, ma noi parliamo del maestro di Shantideva. Infatti, scrittore del Lamrim dirà: andate da Shantideva, perché Shantideva sapeva che in ALL ci sarà nella base date. E ci saranno queste otto qualità e capacità. Prima, difendete la vita, aiutate ad altri esseri vivi e sani. Accumulate azioni buone, prendete cura del corpo. Perché è molto importante di non far entra, di non far male al proprio corpo. Aiutate le persone quale malate. Dovete, secondo, pazienza, tanta pazienza, non arrabbiatevi. E voi potete chiedere: ma cosa devo fare in questa vita per un futuro, per il mio corpo futuro? Per esempio, vorrei essere attraente. Se per esempio volete essere attraente, tante persone verranno alle vostre lezioni, come Lord Atisha ha detto. Io sono così simpatico e attraente che le persone vengono alle mie lezioni. Sì, aveva ragione. Che vuol dire non arrabbiate. Non arrabbiatevi in questa vita. Anche se qualcuno vi fa rabbia, sorridete. Pensatevi come a questa chiave. Quello che tu guidi, come guidi? Non andrò oltre perché ho già promesso questo magnifico corpo per una vita futura, perciò sarò anche gioioso, ma non arrabbiato. Terzo, essere generose. Per nascersi nella prossima vita in un paese ricco dei risorse, perché se vi nascerete in un paese povero, non avrete risorse di aiutare ad altri. Come quella persona che ha costruito le strade per noi, e quella persona che ha costruito anche il centro per studenti, ci serve le strade, certo. Voi vorrete una macchina nuova? Sì, ok. Vi costruisco una strada nuova, 2, 3, 5. Vi comprerò uno SUV, vi comprerò un trattore. Mi ricordo quando con Shopping raccoglievamo i soldi, era tanti, migliaia di dollari. Ma lui ha detto, ok, non c'è problema. E abbiamo speso tutto, ma lui ha detto: ecco, ancora altri 200, e così moltiplicare per 5. Perciò, ragazzi, dovete essere generosi. E mi raccomando, fate in maniera che nella prossima vita il vostro corpo vivesse in un paese ricco di risorse. Io non parlo che dovete assolutamente fermare il ritiro adesso e andare a cominciare a lavorare come mai. No. Vi prego di essere generosi, generosi con quel che potete essere generosi. Se potete donare 10 dollari, va benissimo. E un domani sarete come quel ragazzo che
donato tantissimi soldi per costruire queste strade, costruire il centro per studenti, perché domani voi avrete tanto in più, avrete casa, eccetera, eccetera, quello che avete bisogno, insomma. È importante essere generosi. Lancen c'è, cosa significa? Condividere la potenza con altri. Se siete un boss di LL o di altre organizzazioni, condividete questa potenza. Indipendente qual è il vostro rango, il livello di leadership, è importante che anche altri condividete con loro, condividete le vostre potenze, le vostre possibilità, lasciatele un chance di diventare anche un boss. Se siete già un boss, è miglior possibilità di diventare ancora più potente, condividere con altri, trovare possibilità di condividere la potenza vostra con gli altri, con la vostra posizione. Non dovete essere pirchi. Così nella vita futura avrete la vostra potenza. Quinto, Tsumpa, mantenete la vostra promessa e non dimenticatevi che le vostre promesse sono sacre. Ricordatevi che 50% della vostra promessa dovete registrare, fare appunto, fissare quell'appunto. Qualsiasi cosa che avete promesso dovete assolutamente mantenere, addirittura confermare e avverare. Ricordatevi, se voi date una promessa, è importante arrivare all'ultimo. Così nella vita prossima, le persone, nella vita futura, le persone vi crederanno, avranno fiducia in voi. Perciò accumulate questo karma, perché tante persone dicono: sì, io avevo tanto, tanto karma, ma ho tantissimo karma, tantissimo di karma, però non so com'è in generale. Forse ho sbagliato qualcosa e non ho mantenuto la mia promessa, perciò mi raccomando, mantenetela. Numero 6. Dovete assicurarvi che nella prossima vita insomma, non spendere in questa vita, non spendere tempo nel vuoto, nel senso non criticare le persone, non spendere questo vostro tempo per le cavolate, diciamoci così, scusate parolacce. Tutti abbiamo le nostre abitudini. Se qualcuno in questo mondo fa finta di non avere abitudini negative e cattive, non crederò, perché ognuno di noi ha qualche abitudine negativa, cattiva. Non siamo trasparenti come un magnifico vetro. Se tu sei qui, in questo mondo, in questo pianeta, vuol dire che non sei così trasparente come pensi. Tutti siamo problematici, abbiamo le nostre abitudini negative. Non spendete il vostro tempo per creare elenchi non tanto carini, più di tutto elenchi per gli altri, criticando gli altri, piuttosto sradicate le abitudini vostre negative, no? Vostre abitudini negative. Ricordatevi del vostro corpo che dovrebbe essere perfetto, cioè fico,
Se volete essere famoso, ricordate questi consigli. O se siete già famosi, questi primi sei appunti vi aiuteranno tantissimo. Settimo, ogni paese ha il proprio livello. Parlando dei livelli sociali, dice che ce l'ha. Magari non in questo mondo, ma in tutto l'universo, magari vostra braccia sinistra più lungo del destra, per esempio, anche quello. Guardate il suo orecchio, magari il suo orecchio destro più bello dell'orecchio sinistro. Insomma, noi abbiamo qualsiasi critica nei confronti di altri. Qualcuno ha il naso più lungo, qualcuno più corto, ma non sappiamo se una persona è brava o no, buona o no. Per poter nascersi nel futuro con qualsiasi orecchio, con qualsiasi naso, diventare famosissimo per queste cose. Io, per esempio, avrei una visione particolare. Io già mi sono preparato di come sarò nella vita futura. Perciò è quello che io provo a insegnare a voi. In qualsiasi cosa. In una società qualcuno vi rispetta, in un'altra società anche no. Ogni paese ha propria mentalità, ha propria sicurezza, abitudine. Perciò accumulate il vostro karma per diventare nella vita futura famoso, bello, fico. Oh, guardate il suo orecchio sinistro che è magnifico. Provate a creare un karma speciale, ragazzi. E l'ultimo. Create un karma per avere un corpo molto sano nella vita futura. Cioè vuol dire tanta energia, tanta forza e tanta salute, perché potete vivere lungo ma non avendo salute. E invece sarebbe bello avere questo magnifico corpo bello, vostro magnifico corpo bello, sano, forte, e potete creare qualsiasi cosa che volete, per esempio stupa, per esempio qualche tempio, in qualche monastero. Necessario è avere un corpo così. $100 e tutti sono svegliati subito. Dio ce l'ha. Qual è il nickname per creare queste otto capacità, qualità. Fissata forse, non so. Ma praticamente sì, quelle persone. Tanti scrivono gratitudine, amore. Oh, ragazzi, ma dai. Bad che cita. Etica, ancora una possibilità e basta. Non do $100 a nessuno. Dimenticate tutto. Fate vedere l'immagine, l'ultima l'immagine per piacere. Ecco, continuate di pulire le vostre scarpe bianche. Ricordatevi di prendere cura del vostro corpo in questa vita, per la prossima, per la vita futura. Ricordatevi.
essere quella persona che ogni giorno sta pulendo queste magnifiche scarpe bianche. Ricordate di prendere cura del vostro corpo, che ancora non avete, ma nella prossima vita futura avrete. Lo so che è diventato più difficile vivere, ma da quando vi ho raccontato questa cosa. Ma io ho un gran problema, ragazzi, anche io. Difficile che prendo cura di me, per questo sto insegnando a voi. Per esempio, Ghislain adesso condivide una storia. Dicono a New York come era quando lavorava. Noi non possiamo più, noi dobbiamo assolutamente prendere, cioè dare la consegna dei 10.000 anelli. Il mio boss mi dice, io ti licenzio. Perché? Perché vai a dare quelle lezioni strane. Dopodiché io ho detto, ovvio che vado via, perché per me è molto importante. E sono andato via. Dopo di 6 mesi, mezz'anno, il mio ex chef, ex boss, mi ha detto, Mike, vieni qua nel nostro ufficio. Senza di te non ci siamo, noi non possiamo fare nulla senza di te, perché quando sei qua noi sappiamo cosa fare, ma senza di te non possiamo fare nulla. Tu devi aiutarci, per piacere, domani dobbiamo mandare tutti quei consegni e tu sei meraviglioso, sei semplicemente meraviglioso. E io così, sì, avete capito? Se questo per qualcuno reggerò. Sì, mangerò anche qualche verdura se questo per qualcuno, ma se per me anche no. Capite il discorso? Io ce la continuo di dire che non è bravo prendere cura per se stesso, se no, se non per gli altri. Ecco. Ieri qualcuno ha provato a mettere spinaci. E la mia gatta, lei mangia qualsiasi cosa morbida e umida. Perciò io ho mangiato qualsiasi cosa buona, ma spinaci ha dato a lei. Ma se qualcuno mi dice, Ghislain, per gli altri dovete mangiare spinaci, spinaci, dirò, va bene, mangerò. Che Ghislain non piace spinaci. Per dire, barbabietola, spinaci, lui non piace, melanzane anche. Ah, devo finire prima, dice Ghislain. Che devo? 10.000 grazie a dire a qualcuno o no? Ah, ok. Ancora abbiamo 5 minuti? Ah, ok. Ok, perché è importante. Perché dopo noi andiamo a un altro. E lui dice: tutto ciò dovete prendere cura del vostro corpo. Dopodiché, è importantissimo prendere cura degli altri. E dopo dovete prendere cura delle altre cose. Per esempio, la vostra macchina. Voi dovete prendere cura della vostra macchina perché non è più vostra. Perché da quando lei guidate, non guidate più la vostra macchina, ma guidate per un'altra persona, quale ancora non è ricevuta quella macchina. Perciò prendete qualsiasi cura delle vostre cose. Io in generale, a me non piace, io detesto prendere cura scusate, persone, delle altre macchine. Qualsiasi cosa materiale, dice sempre Ghislain, che detesta prendere cura di qualsiasi altra cosa. Però quando pensa ad altri, la fa automaticamente. E dopo riceve anche complimenti, tipo, oh, che bravo che sei Mike. Qualcuno deve prendere cura di queste macchine. Per esempio, magari qualcuno dovete portare in macchina. In ospedale, perciò
Dovete prendere cura delle cose, nonostante anche io, anche se anche a me non piace, dovete prendere cura anche della casa. È importante che la vostra casa è pulita e eliminate qualsiasi cavolata, perché quando voi morirete, qualcuno dovrebbe pulire qualsiasi cosa. Vi tocca pulire tutto quanto. Alle persone tocca pulire tutto quanto. Perciò alleggeritevi, alleggeritevi. Immaginate che voi morirete domani e vi prego, fate da soli, ma non permettetevi che altre persone fanno per voi. Mi sembra che io giusto prendo qualsiasi cosa e butto via in immondizie. Dopo torno là, sto cercando e magari queste scarpe mi servono ancora. La mia moglie prende giro e mi dice: ma cosa stai facendo? Ma magari mi serviranno queste scarpe che sono già per 6 anni, mi servono. Mi raccomando, ricordatevi che non devono fare altre per voi. Ricordatevi che qualsiasi cosa che fate, dedicate alla vostra gratitudine, alla vostra generosità, perché forse la prossima settimana qualcuno servirà, perché questa barzelletta in America potete lasciare in second hand, perciò takpa, scusate, vuol dire che siano tutte le cose che avete arrivano con un arrivano con l'azione pulita. Che sono pulite, che se non è così, non potete dare, donare queste cose che non erano accolte nella via pulita, che praticamente non erano rubati, eccetera, eccetera. Non dividere, non condividere le cose con altre persone se non sono proveniente da una via pulita. Sì, come ho detto io prima, dice anche Geshe-la, le cose che avete preso rubando o ingannando qualcuno non va bene. Tutto dovrebbe essere karmicamente pulito. Dobbiamo creare un programma di genere con Maria. Dopodiché ricordate che voi dovete accumulare certe cose perfette, pulite per la vita futura. Perciò cominciate da qui adesso. Pensate già, finalmente nella prossima vita avrò una Tesla e dopo la regalerò comunque. È l'ultimo. Dopodiché cominciamo il nostro 9.000 di gratitudine. Lui prima dice corpo, dopo qualsiasi cosa che avete, e dopo lui dice fate stesse passi con tutti i vostri semi buoni. È molto interessante questa cosa, veramente. Voi dovete, ogni volta quando meditate, alla fine della meditazione, praticare il dare dei semi buoni. Come in meditazione possiamo donare i nostri semi? No, ma possiamo far finta. Sì, noi possiamo insegnare ad altre persone. Condividere con altri semi buoni. Dopodiché lui dice: non controllate
100 dollari. Okay, there's two kinds of answers, right? Ok, dice che sono One due is where I risposte did qua, ci bet sono. $100 and you answered it. Abbiamo Then one is where I didn't bet $100, but the answer is so good it should una be $100. risposta. Quando io So detto che ho promesso di dare 100 dollari e do, ma ogni tanto se la risposta non è giusta, non do 100%. Allora, per 100 dollari, quale connessione tra rabbia con questo tema? Perché la rabbia distrugge tutti i semi buoni e non avremo nessun seme buono per dedicare alla vita prossima. Bravissima. Ricordatevi che neanche i vostri semi buoni non vi appartengono. Geshe-la è già seria. Sì. Sì, siete bodhisattva. Avete già promesso donare tutto, dare tutto ad altri nella vita futura. E anche quei semi nella vostra mente non vi appartengono. Avete preso già la vostra responsabilità morale di portare avanti questa pratica. Perciò, come Bodhisattva, voi dovete evitare la rabbia, perché quei semi praticamente distruggono semi buoni che vi appartengono, ma non vi appartengono più. Non avete nessuna ragione di essere arrabbiati e o arrabbiarsi o essere negativi. È importantissimo ricordare questo. Io praticamente quasi finito e lui dice l'ultima. A proposito, questa vostra responsabilità morale, etica, dovete assolutamente rinforzare quel tipo di seme. Se voi avete quei soldi, quali avete promesso a qualcuno e non li ha dati, la vostra responsabilità è investire quei soldi per poter un domani ricevere di più. Per esempio, io raccolgo i soldi, 10.000 dollari per un tour latinoamericano. Ci siamo incontrate in bagno con i miei amici e abbiamo pensato che dovrei assolutamente donare questi soldi oggi, però io vorrei avere qualche percentuale perché veramente sogno di dare qualcosa in più. Donare qualcosa in più. Perciò la vostra responsabilità dare più di quel che pensate. E adesso per 100 dollari e dopo mi taccio. Ok, perché dobbiamo fare un'ultima cosa. Allora, come potete creare quel percentuale nella vostra mente o con i vostri semi mentali? Alzate la vostra mano. By the way, next retreat when you A come, proposito, try to be the box prossimo ritiro, quando voi sarete qua, then you can make a deal for mi 50%. raccomando, provate di essere quello che tenga questo microfono, perché probabilmente avrete percentuale dalle vostre risposte, dai vincitori. Do 200 dollari. Devo purificare la mia mente, il mio corpo. Risposta? Ok, io ho i semini mentali, dice Geshe-la. Ed io? Non mi appartengono più. Come qualsiasi cosa in questa vita, li ho eliminati tutti perché non sono mie più. Io potrei dare 10.000, 11.000 per questo tour. Se ho
investito loro giustamente. Come dovrei investire per creare oltre di 100 semi puliti? Coffee meditation, caffè meditazione. Altro dice, anche io ho detto gioire. Bravo, bravo. Le persone non sempre chiedono di qualche consiglio quando prendono soldi nel business, ma quando avete preso 100.000, ma dovete dare altre 10 o 20.000 sopra, sarete molto famosi e popolari, così vi daranno sempre il prestito. Stessa cosa fate anche con i vostri semi. Date un po', chiedendo, date un po' oltre praticamente. Ecco, coffee meditation. Dov'è Alex? Alex, se vuoi faremo subito qua. Tu devi fare tam-ta-tam e scegliere un vincitore. Ah, le farà. Ok. Avrei ancora un paio di minuti. Ho bisogno di un paio di minuti. Possiamo fare qualcos'altro? Ok. Adesso magari lascio parlare Tim. A sto punto smetto e riposo un attimo. Ma grazie mille, Geshe-la, l'unico. Rimani con noi all'infinito. Speciale. Right, so first of all, Ok, dice Tim. thank you Geshe-la for teaching Prima me. di tutto, grazie mille Geshe-la per questi So first of all, insegnamenti, thank you Geshe-la for questa teaching me. magnifica You have been a conoscenza, blast. Thank you. vostre lezioni. Questa magnifica lezione I think there's conclusiva. a lot in there that we can, to think about. I don't know about you, but Era così tante, erano così tante cose. Io ho cominciato ad ascoltare la mia mente, ho cominciato a fare i dibattiti, i discorsi con i miei geshe. Pace, per piacere, vieni qua. Perché a un certo punto ho capito che la mia mente parlava di una cosa perché il cuore era sì, era tutto concretamente d'accordo con qualsiasi cosa. Invece la mia mente era un po'. Insomma, è sempre questa cosa qua, ragazzi. Un dibattito interno. Perché sto parlando con voi? Perché il prossimo programma. Ci sarà proprio per questo. Quando la vostra mente vi dirà, tutti i demoni, tutti gli spiriti sono assolutamente reali, ma alla fine non è proprio così. E quando io ascolto tutti questi insegnamenti, il mio cuore, il mio animo è veramente ispirato, invece la mente comincia a parlarmi sopra, ma forse non è così proprio, ma proprio non è di quello parlava il maestro. E lui e la mia mente praticamente insiste di girarmi con le spalle in confronto della saggezza. E qualsiasi trappola della nostra mente ci porta via dalle idee concrete. Sarebbe meraviglioso se la prossima, prossimamente, in Messico, da 26 a 28
luglio ci sarà questo programma, dibattiti tra angeli e demoni. E adesso vorrei presentarvi Pace. Lui è straproduttore da tutti quanti per portare avanti qualsiasi programma. Grazie, grazie mille, ciao a tutti. Sarà un programma speciale, siete già sicuramente, di solito sono molto corti, molto interessante, è una discussione fra bene e male nella vostra testa, nella vostra mente, e una possibilità particolare di come insegnare ai studenti. E di solito noi facciamo questo programma in Guadalajara, ma adesso sarà nel Messico. Bravi, complimenti. Complimenti, lì è un santa meravigliosa e lavoreremo assieme. Con Fernanda Jimenez, bravi, bravi, complimenti ragazzi, sarà contenti per voi. E come ho detto già prima, sarà un programma di 3 giorni, ma meraviglioso è quello che noi avremo un gran pacchetto pieno. Con lezioni aperte. Sarà molto equilibrata. Non faremo nessun dibattito tra i paesi buoni o paesi negativi, perché non esistono, sappiamo già, ragazzi. Perciò siamo molto, molto contenti e felici di invitarvi e spero di vedervi tutti quanti là. Perfetto. Ma magari abbiamo speranza che voi riuscirete a visitare Messico con Fernanda e tutto il team, tutta la squadra. Per piacere, vi invitiamo tutti quanti. Grazie mille, Fernanda, di tutto. E vi prego, non dimenticate, anzi, facciamoci una bella cosa. Ricordatevi di caffè meditazione, caffè meditation, ragazzi. Ricordatevi, da me tradotto in maniera positiva, dai. Adesso spero che ho venduto questo programma in online. Ne abbiamo finito. Grazie. Abbiamo un elenco enorme a chi vogliamo dire grazie. Vi prego, facciamo una bella cosa. Facciamo un enorme grazie a tutti voi. Voi non vedete queste persone a quale dobbiamo essere grati per tutto ciò che sta accadendo qua, ragazzi. Per questo. Per cosa vi serve il microfono? Ah, ok. Ok. Allora, a sto punto io. No? Niente lotteria? Ma no, no, ancora no. Dice, c'è qualche conflitto nel senso buono. Portatemi di nuovo al microfono numero 2. Siete così. Siete così emozionati che già donate i vostri semi con i procenti, con qualche percentuale per il futuro. Ecco, Ale, anche lei è produttrice di ACI. E lei comincia. Sì, dobbiamo dire tante cose. Sì. Prima di tutto vorrei ringraziare il nostro direttore di Diamond Mountain, Sunam, Venerable Sunam. Bellissimo. Io avevo onore conoscere Sunam in Austria.
Mi piacerebbe con tutti qua, tutti i volontari e tutti che hanno lavorato e stanno lavorando in Diamond Mountain, alzarsi e ringraziarvi per la vostra armonia, per il vostro amore e per il vostro tempo. Siete meravigliosi, ragazzi. Meravigliosi. Complimenti. Grazie che ci siete. E dopo ringrazio te Ale, ho visto come sei cresciuta negli ultimi 10 anni, adesso sei la nostra direttrice in ACI, e anche se non avevi bisogno, sei comunque diventata direttrice. Sono sicura che tu sei così come noi tedeschi, di fare tutto perfetto. Grazie, tutto, grazie di tutto, di tutti i programmi che tu visualizzi e porti avanti alla fine meravigliosamente. Ecco. Ricordate cosa ha detto appena Geshe-la? Dobbiamo prendere cura del nostro corpo nel futuro, perciò questo è una busta del ringraziamento a tutti quanti che hanno preso cura di noi qui, dei nostri corpi, della nostra salute, eccetera, eccetera. Evviva, facciamo la festa! Grazie, grazie mille, venerabile Sunam. È un onore enorme di lavorare con te, tornare a casa. Sempre un gran piacere. Mi sento qua a casa. Dopo vorrei ringraziare a Geshe Michael Roach. Ne abbiamo dedicazione offerta anche per te, Geshe-la, per lei. Eccola, eccola. Ah, che bella busta. Thank you so much for teaching Meravigliosi. us. Rob, Please stay, Juan e Geshe-la, vi preghiamo rimanere con noi più a lungo possibile, all'infinito. Vorrei anche ringraziare Geshe-la, abbiamo anche l'offerta da Diamond Mountain. Grazie che avete creato questo posto. Ogni volta traducendo, io dedico che anche gli italiani riescono a raggiungere là. Tutti quanti, tutti esseri viventi, ragazzi. Anche vorrei ringraziare a tutti altri maestri, tutti i partecipanti, tutti della Santa, qualsiasi Santa che è qua presente, nostro Kaden, venerabile Kaden, grazie mille, è un'energia pazzesca, venerabile Kaden. Ne avevamo una cerimonia speciale, grazie che avete portato noi con tutte le preparazioni, siete meravigliosi, formidabile. Grazie a tutti gli studenti maggiori, tutti i maestri che portavano avanti meditazione durante tutto il nostro incontro, tutto il ritiro. Avevamo una meditazione anche con l'Eva. Grazie che ci avete dato possibilità approfondire nella pratica Dorje. E anche saluti, un ringraziamento a tutti partecipanti e ospiti. Venerabile Kaden, Kelsey, Vimala, Utpa, Viu, grazie di cuore, era meravigliosamente formidabile. È molto emozionante, direi, ragazzuoli. But also all the teachers who guided symposium for us.
tutti, tutti, tutti i maestri che portavano avanti il simposio per entrare di nuovo, ripeto, in profondità delle pratiche. E speriamo che nel futuro riusciamo a approfondire ancora in più nei ritiri. Grazie a tutti, collaboratori, tutto tech, squadra tecnica, ovviamente. Siete meravigliosi, Diamond Mountain. A te, Ale. Che carina. Sono veramente maghi, pazzeschi. Merlini, direi io, no? Di Diamond Wisdom. E io vorrei anche farvi vedere un magnifico video. Grazie, team, per questa possibilità di servire al Dharma. Per piacere, rimane con noi. Riders, three conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out of Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, freight yards full of old gray men, and the graveyard of the rust of
of the rusted automobile. Good morning, America, how are you? I said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. And I'll be gone 500 miles when the day is done. Sale. Ah, che se va, che bello. Bene. È magnifico vedere tutti questi esseri speciali, quali servono a tutto il mondo. ACI non parla di leadership, parla di ogni di voi. Come voi prendete l'esempio e diventate l'esempio per ogni essere vivente. Come magnifico condividere. Scusate, emozionante. È molto speciale. Grazie a tutti voi. Sono molto onorato di servire e portare avanti questo magnifico progetto. Thank you, team. Grazie, team. Vediamo chi è diventato vincitore di Mala di Colana. Della collana di marmo, no? Cosa sta succedendo? Dice Tim, vedremo. Non saprei, ma in generale non sappiamo cosa sta succedendo dietro di tavola. Io ero seduto là a quel tavolo, sempre qualche problemi. Qualche seme esce fuori, si sboccia, ma non funziona così come pensavo. Ricordatevi di mantenere la pazienza per svolgere un magnifico evento per i ragazzi. Sto parlando che non stress, no, anche se qualcosa non funziona. Problema, rilassatevi. Guardate queste magnifiche mala, questa magnifica collana. Congratulazioni al vincitore numero 199. Chi è? Chi è? Non vedo. Sun Yung Lin. No? Same person. Okay, same person. Green. Are they here? Or is this online? Okay. All right, great. Well, we will figure out how to It's get this to you. Thank you online, very penso much. che è online. Penseremo come far arrivare questa mala da voi, da lei. Should we raise in 2 minutes? Grazie Okay, we'll worry mille. about that later. Congratulazioni, Thank you to veramente. everyone who donated. Ok, quanto abbiamo Thank you for raccolto? all your Bene, generous donations across grazie all mille the che ha donato, organizations. che ha All preso of these events parte di really questa just lotteria. fundraise for everybody, right? And thank you Mi for piace however you've questa chosen to organizzazione support perché noi your raccogliamo per organizations. tutti quanti, I mean, I might get jealous if indipendente somebody quale from your organizzazione municipality voi that everybody supportate, ragazzi. gets to participate because we're all doing this stuff Essere un po' courageously invidioso, and keeping our ma eyes open. So sinceramente again, thank you, Geshla, for teaching. mi piace tanto di prendere parte di tutto ciò che sta accadendo. Grazie mille, Geshe-la. Vi prego, rimani con noi e torna da noi sempre. Per piacere a altre persone,
Rimanete qua, Geshe-la adesso sta lasciando il posto. Abbiamo un incontro con la parte del direttiva e dobbiamo pensare di certe cose, perciò vi saluto. Grazie, Geshe-la. Grazie di cuore, Geshe-la, meraviglioso. Dov'è la nostra venerabile Sunan? Ok. So who's doing the last announcements? She's there? Okay. Oh, I see. L'ultima pubblicità. Thank Vedo, you. vedo. Tsunami is going to come in and give you the last bit of Grazie a tutti information that you quanti. need in order to Sonam continue on and tornerà go e home. We will vi see you darà so Thank you. un'informazione. Sono sicuro che ci vediamo con voi Thank you molto, for being molto. here, for being such a beautiful guest. I Oddio, hope you soon. sleep well. Take the Vedremo teachings home, practice, share. That's the prossimamente, biggest ecco, gift you can make più presto this year. possibile, Thank speriamo. you. Mi We raccomando, shall prendete tutte live queste in contact conoscenze, here insegnamenti, for lezioni, tutto you. questo Make corso. sure that you are on the shuttle. Il bus And then please feel prende free to say la hello via, le to us dice if you have any qualcosa, Maria feedback here. vi indicherà. And in Se order to volete rimanere qua express how beautiful it was e to dovete be partire con here le with you. vostre auto, vorrei solo dirvi grazie enorme perché era magnifico stare con voi qui, ragazzi. Dai, un domani anche Santa Italiana andrà lì, no? Sì, meravigliosi tutti, speciale. Da parte mia vorrei dire grazie enorme alla Santa Italiana, anche se siamo russo parlanti, ucraino parlanti. Grazie di cuore a voi ragazzi, siete meravigliosi tutti.